durante il percorso. Buonasera a tutti, per chi non mi conoscesse, il mio nome è Francesco Cimbe e sono un fotoreporter. Mi trovo qui all'Università dell'Insubria questa sera, in Tonight, per parlare del viaggio. Siccome la tematica scelta dall'università quest'anno è il viaggio, parlerò del viaggio dal punto di vista di un fotoreporter. Viaggiare non è essere un turista, viaggiare non è semplicemente spostarsi prendendo un aereo e andando a vedere un posto differente. Viaggiare è viaggiare con l'anima, viaggiare è aprirsi a nuove prospettive. Non semplicemente andare in un villaggio turistico, ma cercare di interagire con le persone che vivono in un luogo. Cercare di essere parte del luogo. Quando ho deciso di partire per la Birmania, l'ex Birmania, l'ho scelto un po' per curiosità, che fino a pochi anni fa era stretto nel gioco di una dittatura militare. Adesso, da pochi anni, grazie anche a San Suu Kyi, l'attuale ministro, si è aperto molto al turismo, si è aperto molto agli occidentali e mi ha incuriosito, volevo vedere come fosse questo paese. Inoltre ha una radicatissima, profonda cultura buddista, la quale mi affascina e quindi ho deciso di puntare qui. Tenterò di non solo di raccontare un diario di viaggio, che sarebbe lungo, forse anche un pochino noioso, ma vorrei più che altro parlare di quello che c'è dietro le fotografie. Ho portato con me una serie di scatti e racconterò dietro ogni scatto le sensazioni che ho avuto e perché ho fatto quello scatto. Questa è Yangon, l'ex capitale. Ho scattato questa fotografia poche ore dopo essere atterrato. Yangon ti colpisce subito perché è una città caotica, puzzolente e parecchio incasinata. Quella che si vede al centro, quella dorata, è la Jue Daruma Pagoda. È la pagoda maggiore del Myanmar, è il luogo di culto per antonomasia. Tutti i buddhisti in Myanmar la conoscono, anzi è un luogo di pellegrinaggio non solo per il buddismo del Myanmar, ma anche per il buddismo che proviene da altri stati, come la Thailandia, il Laos. L'ho fotografata, ho scelto di visitare questo luogo, di fotografarlo non solo per il suo significato spirituale, sicuramente importante, ma non solo per questo, ma per me è una linea di demarcazione tra quello che era la Birmania sotto la dittatura militare e quello che è adesso. Tutto attorno si sviluppa la città, attorno a Shwede si sviluppa una città, come dicevo, caotica. C'è ancora molta gente che muore di fame, letteralmente dorme per strada, non riesce a sopravvivere. È una città sporca, è una città difficile. Questo è uno dei quattro ingressi. Quell'ingresso marrone conduce alla sommità, è più alto di quello che sembra. Ci sono una serie di rampe di scalini da percorrere per salire. All'interno quello che c'è è questo. È un ambiente pulitissimo, tranquillissimo, si cammina a piedi scalzi per rispetto verso la fede, per rispetto verso la terra. Dal mio punto di vista, varcata quella soglia, quell'ingresso, si percepisce lo stacco, l'enorme stacco tra quella che era la Birmania sotto la dittatura militare e una Birmania che ha voglia di rinascere, una voglia di nuovo, di rinnovarsi, di essere tranquilla, di essere in pace con se stessa, in pace con tutti. La Shwe Dagon si sviluppa così, c'è uno stupa principale, che è la pagoda grande che avete visto nella fotografia di prima, e tutto attorno ci sono una serie di templi minori. La temperatura, quando sono andato io, era la stagione più calda, la stagione arida, quindi c'erano 45-46 gradi. Il pavimento è completamente in marmo, da queste fotografie purtroppo non si vede perché il proiettore non è molto generoso, però il pavimento è completamente in marmo, si cammina scalzi, è ustionati, letteralmente. Tutto attorno ci sono una serie di templi minori, dove la gente si riposa in preghiera, all'ora. Sotto uno di questi ho incontrato questa monaca, questa è un ritratto a cui sono molto affezionato.
perché ha rappresentato un momento importante, per un momento di intimità con questa monaca, anche se non ha mai parlato, non ha mai detto, non ha mai aperto bocca. Gli ho chiesto di fare un ritratto, di fare una fotografia, ho fatto un semplice cenno con il capo, farlo fare, con quel sorrisino furbetto che si vede qui. Gli ho fatto un ritratto, l'ho ringraziata, stavo per andare via, l'ho fatto vedere, stavo per andare via, mi ha tirato per la maglietta, mi ha fatto sedere di fianco a lei. Dopodiché, da questa sacca tracolla che si vede qui, ha estratto un cellulare e si è fatta un selfie con me, come se fosse una ragazzina. Si è fatta un selfie con me, poi è arrivata anche lei, lei ha viaggiato con me e non ha voluto, solo me. Ah, scherzo, lei è brava. E tutto questo senza dire una parola, comunque. Lei ha usato solo quegli occhi, quegli occhioni lì sono stati il suo mezzo di comunicazione. La Birmania ha tanti aspetti interessanti, non è solo l'induismo, c'è un universo dentro questo paese. Qui siamo ad Amarapura, circa 700 km a nord di Yangon. Questi sono due pescatori che pescano a riva, immersi fino al bacino, con delle reti. In questa fotografia erano forse le 4 e mezza del mattino, le 5 del mattino, sono le primissime luci dell'alba, c'è ancora il blu della notte, il nero della notte, quindi era veramente veramente presto. Mentre gli uomini sono indaffarati nel pescare, le donne, nello stesso luogo, le donne stanno uscendo in coppia con le barche per andare a raccogliere le alghe. Raccolgono le alghe e riempiono l'interno della barca con le alghe. In tutto questo percorso, in tutta questa vita che sin dalle prime luci della mattina si sviluppa, non ci abbandona mai, mai, il buddismo, la spiritualità. Sopra le loro teste, quella fotografia delle due barche l'ho fatta da questo pontile. Questo pontile è il più lungo pontile in legno della Birmania, è lungo circa un chilometro, poco più di un chilometro. Tutte le mattine i monaci, i fedeli, lo percorrono avanti e indietro perché dicono che sia un buon auspicio. Quindi la mattina, l'alba, lasciamo indietro la notte, inizia un nuovo giorno, le persone iniziano a lavorare, i monaci iniziano con la loro spiritualità, tutto assieme, tutto contemporaneamente, tutto in pace. Amarapura si trova a pochi chilometri da una città che si chiama Mandalay. Mandalay non è la città che si va a visitare in Birmania, non è una bella città, offre poco. Mi ci sono trovato a passare, e ho fatto bene forse. Si sviluppa in pianura, su una piana, a ridosso di una collina. In questa collina c'è un tempio, è possibile salire a piedi con una serie interminabile di gradini. Questo è il tempio che si trova su quella collina. La vera attrazione di questo tempio, a parer mio, non è il tempio in sé per sé, non è il porticato con questo bellissimo mosaico di specchi e non è neanche il fatto che al tramonto gli specchi riflettono la luce del tramonto e tutto diventa rosa. Queste cose potrebbero bastare, ma non sono la vera attrazione. La vera attrazione sono loro. Anche loro percorrono i gradini per salire sulla collina, insieme alle persone, insieme ai turisti, insieme ai viaggiatori. Perché lo fanno? Perché il loro scopo, di questi particolari monaci, è quello di interagire con i viaggiatori, è quello di interagire con le persone che si trovano lì. Qui io stavo facendo una foto al porticato, loro sono sbucati, mi hanno visto e stavano venendo da me, da lì. Pochi passi sarebbero arrivati a me, io ho solo colto l'attimo per fare questa fotografia. Vogliono parlare inglese, vogliono conoscere quello che c'è fuori dal loro paese. Ricordo che era sotto dittatura, loro sanno poco di quello che c'è fuori, hanno una sete di conoscenza enorme. Chi può comunicare, chi conosce la lingua inglese, chi ha la possibilità di interagire con i viaggiatori, con i turisti, con chi si trova lì, con gli occidentali, lo fa più che volentieri. Da lì a poco loro mi avrebbero bombardato di domande,
ne hanno fatte più loro a me che io a loro. Loro ci usano come libri, noi siamo libri, ci leggono. Finita, è un luogo magico secondo me, questo è un luogo magico, perché terminata la luce, una volta tramontato il sole, tutto si spegne.